Silenzio. Uno uno prima. Aspetti. Azione. Filmare il processo significa proprio per me dare allo spettatore che poi guarderà questa cosa, ma anche allo spettatore che ha partecipato attivamente, come nel caso dei partecipanti del workshop, dare uno strumento che racconti non solo della fatica di creare un cortometraggio, che è un po' il pretesto per stare insieme e fare delle cose, ma soprattutto che racconti del disagio a volte di stare insieme, di come si supera il discorso di un diverso punto di vista sulla stessa cosa. E devo dire che è stato un grande successo aver visto come hanno risolto da soli i problemi. E riuscire a risolvere dei problemi laddove non si ha un'esperienza, io ho sempre notato che funge da collante poi tra le persone. Stop! Il cinema, come anche la musica che fa parte del mio background, quindi della mia formazione, fin da piccolissima, sono due ambienti nei quali io mi sono mossa con grande gioia, proprio perché la costruzione della creatività era un momento condiviso con altre persone. Si pensi a un'equipe che realizza un film, quante teste, quante energie, tutte insieme nella realizzazione dello stesso prodotto, o anche ad un'orchestra. Tanti strumenti diversi, però stanno suonando la stessa sinfonia o lo stesso pezzo. Marinella ha studiato cinematografia, ha lavorato con Storaro, con Storaro, con due grandi maestri della luce. La luce da sempre è stata il simbolo, la metafora, l'oggetto, la materia per costruire opere d'arte, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista materiale. E per quanto noi cerchiamo di illuminare l'opera d'arte, più la illuminiamo, cioè più cerchiamo di spiegarla, e più l'opera d'arte, che è timida, nasconde il suo significato, perché il significato dell'opera d'arte è nascosto nell'opposto della luce, che è l'ombra. Io ho trovato molta ispirazione nel loro sistema di lavoro, anche molta metafora con il mio sistema, il mio mondo, che è quello dell'arte contemporanea, ma mutuato dalla cinematografia. E dunque ho dato loro degli strumenti molto basilari su come si costituisce una produzione filmica, quali sono le figure principali, le loro caratteristiche e competenze, almeno di quelle figure, regista, operatore di camera, sceneggiatore, che poi loro avrebbero verosimilmente potuto affrontare e incarnare. Elena Di Maggio, direttrice della fotografia. Raffaella Gambardella, chi è? Regia. Perché l'arte contemporanea? Perché l'arte contemporanea ha un contenuto etico e noi siamo un'azienda che ha un contenuto etico. I nostri dispositivi sono dispositivi salvavita, c'è dietro molta ricerca, molta innovazione finalizzata all'uomo, quindi a fare in modo che la vita migliori, la vita dell'uomo sia meglio. Quando Giulio mi ha fatto presente dell'esigenza delle persone di Biotronic di creare una migliore identità di gruppo e di migliorare la comunicazione interpersonale, i CatNunc, insieme alla Fondazione Ermanno Casoli, hanno pensato che organizzare un workshop con un artista come Marinella Senatore fosse la soluzione ideale. Il cinema, infatti, è l'espressione artistica collettiva per eccellenza, nella quale c'è un regista che coordina una serie di professionalità che sono tutte orientate verso la realizzazione del film. La stessa cosa succede in un'azienda dove le persone hanno ben chiari degli obiettivi e lavorano insieme per raggiungerli. È la prima volta che noi come uffici, perché siamo divisi, collaboreremo insieme mettendo a disposizione le nostre capacità per fare qualcosa insieme, perché siamo sempre chiaramente divisi, ognuno ha le sue, ma non collaboriamo mai al esatto, e quindi sarà sicuramente interessante e divertente, questo è poco ma sicuro. Fuori dal campo. La lunghezza deve essere... Vivere e morire in Biotronic, correva l'anno 2011.
Ciak! Acceso! Azione! Mi è piaciuto molto l'autoironia che tutti i partecipanti hanno dimostrato verso loro stessi e la propria storia. Allora, prendete l'accendino e la candela, su! Sono convinta che questa situazione di creazione collettiva abbia creato, se non altro, una grande memoria di cui potranno parlare magari alla mensa o con i propri amici, i propri familiari. E non credo neanche che sia da sottovalutare il potere di collante che ha un ricordo del genere per un gruppo di lavoro di persone che poi si vedono tutti i giorni, anche se in altre vesti, con altri ruoli, con competenze diverse, anche con gerarchie, insomma, diverse. Azione! Berta! Azione! Che bella che sei, Silvia! Peacemaker, peacemaker frischi! Chi si farà ricreare vivi e morti? Stop! Gli ho chiesto di avere fiducia perché non potevo dimostrarglielo il primo giorno. Ovviamente a loro si è aperto un mondo di possibilità, di tecnologie non conosciuto, no? E quindi anche che gli dava un certo timore, perché non avendo mai utilizzato una videocamera, non sapendo nemmeno che il suono per essere registrato prevede dei parametri, degli strumenti preposti, delle figure professionali preposte. Ebbene, il fatto che loro mi hanno dato delle cose, io gli ho dato delle cose, è stato uno scambio così democratico e così chiaro e assolutamente eseguito che rende credibile poi tutto quello per cui siamo chiamati a lavorare. Dani! E non è che mi dai una mano, no? Vieni. Oh, ma abbiamo prestato le cuoche!